raccontare e non tacere. E questo è il vero mestiere del giornalista. Scrivere, descrivere, domandare e fare inchiesta alla ricerca della verità. La verità al di sopra di tutto, nonostante minacce, pressioni e censure. Firme che molto spesso restano nomi scritti sulla carta dei giornali o sui sottopancia dei TG. Uomini e donne alle quali molto spesso chi legge e ascolta non riesce a dare un volto, ma ai quali deve molto, perché anche grazie a loro le forze dell'ordine riescono a vincere alcune battaglie nella guerra contro la criminalità organizzata. Lo conferma ai nostri microfoni il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Se i fatti si nascondono, i cittadini non li possono sapere. Ecco perché il potere malato vuole da un lato impedire, come dire, alla stampa di raccontare i fatti e dall'altro ai magistrati di fare le inchieste, perché la stampa libera e la magistratura autonoma sono i pilastri della democrazia e dello Stato di diritto, perché i magistrati attraverso le inchieste autonome e dipendenti riescono a ricostruire i fatti e i giornalisti liberi e indipendenti li possono raccontare. Quindi i cittadini possono sapere, possono formarsi coscienze libere. Ecco perché bisogna stare vicino ai giornalisti coraggiosi. Napoli ne ha avuti tanti, da Giancarlo Siani a tanti altri, fanno un lavoro importante, rischiando anche la vita, ma sono quei mestieri che o li fai in un certo modo oppure non hanno ragion d'essere. Questa mattina nell'aula Pessina dell'Università Federico II di Napoli sono stati consegnati i premi giornalisti contro la camorra, organizzati dall'associazione Modavi in collaborazione con Libera, Fondazione Polis e Ordine dei giornalisti della Campania. Un riconoscimento istituzionale ai cronisti che si sono distinti nella lotta all'illegalità e alla criminalità organizzata. Ai nostri microfoni il questore di Napoli, Luigi Merolla. Senza fare gli eroi e prendendo proprio esempio dall'eroe della situazione che è nato proprio fra le vostre fila, penso sicuramente a Siani. Siani era uno che raccontava correttamente quello che avveniva giorno per giorno a Torre Annunziata e svolgendo correttamente questa sua attività ha messo. Ha impaurito i clan al punto tale che i clan del posto hanno addirittura deciso di ammazzarlo. Per cui è fondamentale che voi facciate con onestà, con distacco, giorno per giorno, ora per ora, il vostro lavoro, il lavoro di raccontare quello che accade.